Allora, cosa dobbiamo fare questa sera? Dobbiamo andare avanti, avvicinarci alla conclusione, ma non so già che in un'ora non ce la faremo a concludere perché è articolato, ma perlomeno lo impostiamo bene, il secondo caso d'uso del nostro esercizio, no? Dei vaccini, che era il caso d'uso corregge l'ente delle vaccinazioni. Dove, se ci ricordiamo, il caso d'uso inizia in modo simile, essenzialmente i punti da 1 a 4 sono molto simili al precedente, ma la differenza è che se la famiglia non fa nulla, il caso d'uso si conclude semplicemente con una conferma, ma se la famiglia invece richiede di fare delle modifiche, ad esempio inserire un nuovo vaccino, oppure inserire una nuova esenzione, oppure modificare un vaccino specifico, è necessario aggiungere, diciamo, queste varie, diciamo, percorsi nell'interfaccia relativi a queste varie estensioni. Ricordiamoci poi che tutto questo caso d'uso è raggiungibile sia come caso d'uso indipendente sia come estensione, ce l'abbiamo qua nel passo 5A del mockup che abbiamo fatto la volta scorsa, come estensione di quello precedente. Ok, allora, vista la similarità e il fatto che è possibile passare da uno all'altro, io anziché creare un nuovo progetto estenderei questo progetto aggiungendo degli altri mockup. Facciamo poi attenzione, qui erano chiamati step 1, 2, 3, adesso dobbiamo, magari li chiamiamo in un modo diverso, così ci ricordiamo quali sono i passi del primo e quali sono i passi del secondo, no? Quindi non so, ci diamo un po' di disciplina. Quindi questo qua lo chiamo consulta, cambio il nome e dico che questo progetto sarà per consulta elenco ma anche per corregge elenco vaccinazioni, quindi corregge elenco vaccinazioni. Ho cambiato il nome per, se no avrei fatto un altro progetto da zero. Allora, cosa cambia? Partiamo dall'inizio di corregge elenco. Avevamo 1, famiglia, seleziona la funzione di correzione delle vaccinazioni e non quella della visualizzazione semplice dell'elenco delle vaccinazioni. Nel caso d'uso precedente avevamo consulta elenco selezionato, quindi in questo caso non abbiamo bisogno di fare un mockup diverso per il passo 1, perché di fatto la parte che il sistema mostra, cioè la generazione del menu di partenza, è uguale. Noi a questo punto simuleremo il fatto che l'utente non clicca su abbiamo sbagliato i nomi di questo, non clicca su consulta elenco ma corregge elenco. Ci dovrà essere una voce corregge elenco. Quando l'abbiamo fatto la volta scorsa non abbiamo guardato, perché eravamo pigri, il diagramma di casi d'uso per sapere quali erano le azioni che l'utente poteva fare. Quindi sullo stesso passo iniziale, ah no, qui devo, scusate, andare in modalità di modifica. Sì, beh, dai, su, che bravo. Vado in modalità di modifica e quindi mi registro che una delle azioni possibili è correggi elenco. Di che elenco, di che cosa? Beh, dei vaccini, perché è implicito nel menu che ho scelto. Quindi la scelta tra inserimento di un vaccino e inserimento di un'esenzione in realtà viene poi all'interno di correggere. E questo avviene spesso per il primo passo di vari mockup. Alla fine il primo passo è scegliere la funzione dal menu principale del sito. Quindi è abbastanza normale che la prima pagina sia la stessa, semplicemente poi l'utente andrà a scegliere un link diverso. E questo è il primo mockup, che ci va bene
continuare a chiamare step 1. Poi ci aggiungeremo il link in modo che quando l'utente sceglierà corregge anziché controlla o visualizza, vada su quello successivo. Poi abbiamo il passo 2, colorato così in arancione, è questa coppia di passi: il sistema mostra l'elenco dei figli, la famiglia seleziona uno dei figli. Questo è identico a quello precedente, cioè è identico, sia perché lo vediamo, se andiamo a confrontare il caso d'uso, ci hanno scritto esattamente le stesse cose. Il sistema mostra l'elenco dei figli, famiglia seleziona uno dei figli, e qui abbiamo la stessa cosa. Ed è molto simile a quei passi 2 e 3. C'è una differenza però, questa videata sarà uguale, ma la differenza è che avendo selezionato uno dei figli poi andrò a finire in una pagina diversa, che è la pagina che mi permette la modifica e non quella che mi permette la visualizzazione. Quindi questo non lo posso tenere uguale, devo fare una copia e andare in quest'altra copia. Visivamente sarà identico, ma poi in pratica, poiché arrivo da una strada diversa, l'effetto finale sarà diverso. Quindi questo step 2 e 3, faccio in fretta, lo duplico, e questo nuovo mockup lo chiamerò, adesso lo salvo, con un nome diverso, il nuovo mockup lo chiamiamo... Dunque, come distinguiamo i passi dell'uno e i passi dell'altro? Chiamiamoli step 2, no, step B, diciamo B trattino step, cioè parte A, parte B, 2, 3. Quindi per il caso d'uso B sono i passi 2, 3. Il nostro step 1, se vogliamo essere pignoli, lo potremmo chiamare step 1 e B step 1. Cioè, il passo 1 del caso d'uso, del primo caso d'uso, ma anche il passo 1 del secondo caso d'uso. È il passo 1 di tutti. Allora, fatto questo, noi possiamo ad esempio specificare che il link da correggi elenco che è il secondo, vada a finire su B step 2 3 e quindi posso selezionare consulta elenco che andrà a step 2 3 del caso d'uso A, oppure correggi elenco che mi manderà al step 2 3 del caso d'uso B. Passo dopo è questo: la sistema mostra l'elenco dei vaccini per il figlio selezionato e la famiglia salva e conferma, che è il caso d'uso strano in cui chiudo senza far niente, ma perché so che lì si innesteranno le eccezioni in cui effettivamente farò qualcosa. Allora, la prima versione di questo non è altro che la copia di nuovo dell'elenco dei vaccini che avevamo nel caso d'uso precedente. La coppia è diversa perché le azioni che posso fare di sopra sono effettivamente diverse. Allora andiamo a riprenderci quella tabella che sicuramente poi modificheremo, quella di passo 4. Qui in realtà non è solo il passo 4, ma è passo 4 e 5. Nel passo là era detto passo 4 perché poi il caso 2 terminava e quindi non facevo nulla. In realtà dovremmo chiamarlo, quello della volta scorsa, 4 e 5A, perché 5A ricordate era l'extension che mi portava all'altro caso d'uso attraverso il bottone modifica. Quindi già che ci siamo, ce ne siamo accorti, 5A, e poi lo clono, ne faccio uno nuovo uguale, e su questo invece dovrò lavorare parecchio. Questo qua sarà il mockup che si chiamerà caso d'uso B, step 4 e 5. Allora, vediamo la versione semplice. 4, 5 vuol dire 4, il sistema mostra l'elenco, 5, famiglia salva e conferma l'elenco.
Quindi questo bottone termina che tanti problemi ci aveva dato, qui è molto più chiaro, lo chiamiamo conferma. Conferma. Adesso è un pochino più largo, se non ci starà. E per ora tolgo questo bottone modifica. Allora, in questo ho implementato lo scenario. Il sistema segnala che l'elenco non presente errori, punto 6, termina con successo. Quindi questo è ciò che avviene dopo che ho premuto conferma. Quindi posso creare un nuovo caso d'uso. Facciamo un clone di questo che più o meno come grafica mi piace. Gli dirò i vaccini, come dice il testo, l'elenco dei vaccini non presenta errori. Punto. E siamo tutti contenti. Dopo il salva. Questo sarà il passo 6. Quindi caso d'uso B, passo 6. Allora, adesso colleghiamoli, andiamo a vedere i collegamenti. Passo 1, correggi elenco, passa al passo B, 2, 3. Il passo B, 2, 3, se seleziono la nostra Bruna Rossi, andrà al passo B, 4, 5. E dal passo B, 4, 5, il bottone di conferma mi porterà al passo B6, che è la mia videata di conferma finale. Poi devo fare attenzione perché se ho visto bene lui si è arrabbiato qua. Ok, no, è giusto. Quindi proviamo a vedere come si comporta. Seleziono consulta elenco, è quello della volta scorsa, seconda voce, mi dà l'elenco, faccio termina e va all'home page. Questo è quello che abbiamo fatto la settimana scorsa. Invece adesso abbiamo correggi elenco, clicco su correggi elenco, mi dà una videata che per ora è indistinguibile dall'altra, ma noi sappiamo che è diversa, se non abbiamo sbagliato il link. Clicco qua e mi dà la tabella di elenco dei vaccini, che per ora non ha nessuna possibilità di modificare o inserire, ma perché non ho ancora gestito le eccezioni, le estensioni del caso d'uso, però ho un bottone conferma, premendo il quale mi dice che non ci sono errori. Poi posso tornare all'home page e ricomincio. Ok? Quindi è stato relativamente facile, ma perché avevamo già l'altro pronto, creare il percorso dello scenario principale di successo. Andiamo a vedere le estensioni. Allora, io lascerei per dopo eventualmente le estensioni 2A e 4A che sono simili a quelle che abbiamo già fatto per l'altro caso d'uso, invece veniamo su quelle un pochino più nuove. Ad esempio, famiglia chiede di inserire un nuovo vaccino. 5A, cosa vuol dire 5A? Che al posto di premere conferma, anziché premere conferma, che sarebbe il passo 5, chiedo di inserire un nuovo vaccino. Vuol dire che nella videata 4, dal passo 4, nella videata che è generato il passo 4, che fa parte quindi del mockup 4-5, devo inserire un controllo, qualche elemento di interfaccia grafica che permette all'utente di decidere di inserire un nuovo vaccino. Allora, questo dove potrà essere? Come potrà essere messo? Qui siamo nella videata B4-5, dove qua l'unica azione che potevo fare era passo 5, conferma. Adesso ti devo aggiungere 5A, inserisci. Il modo più semplice è mettere un altro bottone a fianco che si chiama proprio inserisci. Lo mettiamo qui, lo facciamo ancora su uguale,
oppure nuovo. A volte se fosse un'interfaccia mobile avremmo probabilmente l'icona col più, no? Ultimamente si vedrà un tondo con più dentro, però queste sono mode che poi cambiano ogni anno, c'è una best practice grafica diversa. Noi stiamo pensando qua, nel caso la descrizione narrativa ce lo suggerisce, un'interfaccia molto classica, prima inserisci e poi in un'altra videata inserirò i dati. L'applicazione un pochino più moderna probabilmente avrebbe un bel bottoncino qua sotto, più, che mi fa comparire una riga vuota. Possiamo anche farlo così. La sostanza non è molto diversa, comunque i passaggi logici sono gli stessi. A un certo punto io premo inserisci oppure premo il più, l'effetto di premere inserisci è farmi un form in cui posso inserire dati nuovi, l'effetto di premere il più è farmi un form però dissimulato come una riga nuova della tabella in cui inserisco gli stessi dati. No? Qui si vede il disaccoppiamento tra la narrativa del caso d'uso in cui ci sono, descriviamo quali sono le informazioni che ci scambiamo e poi il modo in cui graficamente riusciamo a gestire questo scambio di informazioni, è lo stesso, cioè è dipendente, posso gestire scambio di informazioni con interfacce anche abbastanza diverse, più moderne, più fighette oppure più tradizionali. Ok, facciamo il caso semplice, quello più tradizionale. Quindi l'utente qui può scegliere se deve inserire un nuovo vaccino oppure se confermare questo elenco. Se sceglie di inserire il vaccino, siamo caduti nel caso 5A, quindi questo bottone indica il passaggio 5A, sistema, a questo punto il sistema reagisce. Avrò un mockup per gestire questi due passaggi. Visto che la famiglia ha chiesto di inserire un nuovo vaccino, premendo quel bottone, allora il sistema chiede di inserire i dati. Chiede di inserire i dati in una videata separata o poi chiede di inserire i dati in una riga in più di quella tabella. Mi va bene tra. E a questo punto la famiglia inserisce questi dati qua. Dove? Se notate avevamo usato un verbo diverso. La data e gli effetti collaterali sono inseriti, cioè la famiglia la deve mettere dentro. Il tipo di inoculazione invece è selezionato. Perché per un determinato tipo di vaccino ci sono un insieme di inoculazioni predefinite. Mi accorgo adesso che abbiamo dimenticato di scrivere il vaccino. Cioè di che cosa stai vaccinando? No? Quindi seleziona vaccino e tipo di inoculazione. Poi noi abbiamo scritto solo tipo di inoculazione perché nel nostro modello concettuale c'è una relazione 1 molti tra vaccino e inoculazione, per cui scegliendo l'inoculazione automaticamente terminate la vaccina. Però l'utente non puoi dirlo, l'utente deve vedere quello che sta vaccinando, qual è il nome della malattia. No? Allora, questi due passi, 5A1 e 5A2, richiedono un mockup nuovo in cui devo immaginare di inserire questi dati. Quindi mockup di data entry. Allora, partiamo da questo, tanto uno vale l'altro, lo cloniamo. Togliamo tutto. Via. Inserimento vaccino, chiamiamo. Trattine bruna rosse. Allora, io ho schiacciato inserisci e mi arriva una videata inserisci, inserimento, in cui l'utente dovrà selezionare, abbiamo detto selezionare, selezionare da un elenco di voci predefinite, non può scegliere, non può inserire uno in più, nuovo,
Questo elenco, allora proviamo un po' a ragionare, cosa comprende? Comprende dei, magari diverse decine, no, di voci, che sono dei testi di poche parole, il nome di una malattia o qualcosa di questo genere, che non hanno, diciamo, non presupponiamo che la famiglia conosca esattamente a memoria quali sono. Allora, qui abbiamo due modi di permettere di inserire la scelta del vaccino. O mettiamo un lungo elenco, una lista puntata, una list box, o un elenco puntato, appunto, non una serie di bottoni, perché è brutto avere dei bottoni con tanto testo dentro. Oppure mettiamo una tendina, aprendo la quale l'utente ovviamente dovrà fare un po' di scorrimento su e giù per trovare il vaccino giusto. Però una volta chiusa la tendina, vedo scritto il vaccino che ho scelto. Mentre nel caso dell'elenco, io, vabbè, selezionerò una voce, metterò una spunta nella casellina, però a colpo d'occhio non riesco a vedere tutto, no? Vedete, sono magari decine questi vaccini. Quindi mi sembra meglio gestirlo con la tendina, che fa comparire l'elenco. Sono decine, non centinaia. Se fossero centinaia, allora una tendina con 200 elementi non è gestibile. A quel punto probabilmente preferirei un piccolo motore di ricerca, una casellina con un filtro, e quindi avrei una videata in più. Quindi, no, qui se sono 4 o 5 le mostro tutte a schermo e ne faccio selezionare una con la casella di spinta. Se sono 20 no, perché mi riempiono lo schermo, l'utente non vede più il resto e quando deve dare la conferma definitiva del riepilogo dei dati non li vede tutti insieme. E quindi gli crea il problema. Se fossero di più, appunto centinaia, allora devo fare un passo separato, perché comunque scegliere veramente una centinaia non basta scorrere l'elenco, perché dopo che sei arrivato al 200esimo ti sei dimenticato sicuramente il primo. Quindi noi immaginiamo, a questo punto, visto il tipo di dati e visto la numerosità attesa di questi dati qui, una tendina in cui i nomi dei vaccini sono elencati in ordine alfabetico. Quindi, potrebbe essere questo elemento vediamo se mi ricordo come funziona esatto quindi questo la chiamo vaccino oppure seleziona e qui ci sono un insieme di vaccini possibili contro, che non so, li metto in ordine alfabetico, tetano, varicella, morbillo viene prima, che ne so, parotite. Eccetera. Leggiamo quello di ingegneria, che è una malattia particolare. E quindi abbiamo una tendina, qui viene vista aperta, oppure la possiamo vedere chiusa, per immaginarci, no, questa, come interagisce l'utente. Purtroppo poi questa animazione qua, diciamo che non viene supportata a livello di mockup definitivo. E quindi noi la possiamo inserire, ad esempio, qua con un'etichetta label in cui l'utente deve scegliere un vaccino. E scelto il vaccino dovrà poi scegliere il tipo di inoculazione. Quindi questo direi che lo possiamo fare con un'altra tendina sotto, questa volta molto più semplice. Nel senso che poi a seconda del vaccino che ho selezionato, l'inoculazione sarà la unica, prima, richiamo, secondo richiamo, sono i vari richiami delle varie inoculazioni per il vaccino. Quindi prima seleziono il vaccino,
poi sulla base del vaccino che ho selezionato, ovviamente il sistema dovrà cambiare dinamicamente il contenuto di questa tendina per renderlo conforme con il tipo di inoculazioni che sono previste per quello che si rivolge. Quindi qua la selezione di due passaggi. Non è vaccino, ma inoculazione, ovviamente. E poi deve inserire la data e gli eventuali effetti riscontrati. Quindi la data la posso far selezionare, ad esempio, attraverso un elemento tipo calendario, date chooser, questo qua è meglio, scusate, che lo vediamo così. Immaginiamoci l'elemento in cui posso inserire la data in questa casella vuota, oppure clicco sull'iconcina del calendario e mi compare il calendario sotto, qui che siamo abituati, no? È come ce lo aspetteremo. Questa parte sotto compare o scompare a seconda del bisogno, e quindi diciamo la data. Data, qui c'è uno spazio in più che non mi piace, no, stai buono, così. E l'ultimo dato sono gli eventuali effetti collaterali, quindi anche qua mettiamo un'altra etichetta, effetti riscontrati. Gli effetti riscontrati non sono riassumibili in una riga, in un campo breve, ma serve un campo di testo più ampio. Di solito è questo text area l'elemento che mi permette di inserire dei testi anche più ampi. Quindi ce lo mettiamo qua. Ovviamente devo allargare il browser per farcelo scrivere. E poi alla fine serve un bottone di conferma. Il classico bottone salva oppure annulla. L'annulla non era previsto nella narrativa, ma ce lo mettiamo, che mi torna all'altro precedente. Quindi mi serve ancora un po' di spazio. Questo povero browser web deve crescere ancora un pochino. Ehi, non troppo. Un po' di spazio per mettere due bottoni. Salva. Oppure annulla. Quindi andiamo in modalità, salviamo questo con nome di bstep, vedete che è il 5A1, 5A2, 5A1, 5A2. Questo andiamo in modalità visualizzazione. Quindi noi sappiamo che questi si dovrebbero poter aprire o chiudere,
purtroppo balsamica un po' questa limitazione, che non mi permette di farlo. Mi permette di aprirlo o chiuderlo, ma rimane statico nella forma aperta e nella forma chiusa. Se lo facessi vedere nella forma aperta, vedo che ovviamente va sopra gli altri, invece se devo portarlo avanti, così, copre gli altri elementi. È un po' un peccato non poter fare questa animazione, diciamo così, in modo dinamico che l'utente la possa scegliere, ma è una limitazione dello strumento. Quindi noi abbiamo in mente, apro questa rendina, seleziono una voce, apro un'altra rendina, seleziono una voce, scelgo la data, anche qui questo calendario probabilmente, se immagino che il calendario sia a scomparsa, non c'è tutto questo spazio bianco qui. Quindi quando apro il calendario dovrebbe a sovrapporsi a fine di testo, e poi richiudendolo ovviamente la telefono scomparsa. Se noi volessimo, potremmo fare un mockup più dettagliato, più fedele, no? Guardate, quando parlavamo dei prototipi c'era un parametro che era fedeltà del prototipo. Il prototipo più o meno fedele, più o meno dinamico, a seconda di quello che ci serve testare. In questo caso, questo strumento ci permette di fare cose di questo genere, non così sofisticate. Se no, uno prende, lo fa in HTML e riesce a fare tutte le animazioni che gli servono, anche con dati finti, ma comunque, o altri strumenti di genere di interfacce che hanno qualche funzionalità in più di programmazione dinamica. Ok, come lo colleghiamo questo allora agli altri? Allora, noi avevamo questo mockup che è collegato, deve essere collegato al tasto inserisci. E a sua volta il tasto annulla fa tornare indietro all'elenco dei vaccini, quindi all'elenco che era il 4-5. Se invece schiaccio salva, cosa succede? Vado avanti, ma non ho finito purtroppo, perché devo caricare il file PDF. Ma questo me lo fa fare in una videata separata, quindi cloniamo questo. Cancelliamo questo contenuto, anzi no, scusate, lasciamo indicato no. Mettiamo un'altra regola così. Quindi io lascio indicato al posto della casella di ricerca il nome del vaccino, morbillo. Al posto di questa casella di testo metto il nome dell'inoculazione, esempio unica. Al posto di questa casellina di testo inserisco una data specifica, che ne so, il 20/12/2018, e togliamo il resto. Cioè, cosa sto facendo? Sto replicando la stessa interfaccia utente sostituendo degli elementi editabili con degli elementi invece fissi, con i dati che ho appena salvato. Quindi l'utente è qua, clicca su salva, si trova qua, dove qui ci sono le voci selezionate, la data che ha inserito e anche ovviamente i commenti che ha riscontrato. Così. Che avrà scritto cose qua dentro, visivamente. Lo faccio vedere così. Ci sono le stesse informazioni, ma prima erano modificabili e ora no. Quindi costruisco il casella di input con un testo semplice, oppure a volte ti lasciano proprio anche la casella di input, però un grigetto in cui il testo vedi che c'è, ma non ci puoi entrare dentro per modificarlo. Questo è l'aspetto estetico di come si vuole fare.
ci ricorda, cioè piuttosto che rivedere gli stessi dati in un modo diverso, cerchiamo di mantenere la stessa anche memoria visiva. Quel dato l'ho inserito lì, nella pagina dopo me lo ritrovo lì, è lo stesso dato che ho inserito, non lo so andare a cercare chissà dove. Così ho la possibilità di dire l'ho scritto in un posto giusto oppure devo tornare indietro a correggere. Questo è un riepilogo, magari questo facciamo più corto. E qui cosa ho fatto? Ho fatto il primo pezzo, sistema conferma i dati. Cioè, non c'è modo migliore di confermarli che se lui ti dicesse ho salvato i dati. Ok, bravo, ma quali? Come faccio io a sapere se li hai salvati giusti? Cioè, ovviamente tu li hai salvati giusti, nel senso che hai salvato quelli che ti ho dato io. Ma come faccio io ad avere la conferma di aver inserito quelli giusti? Allora, il modo migliore per la conferma è farmi vedere ciò che ha appena salvato, ciò che ha appena recepito. Perché come sempre, quando voi vedete qualche cosa e vi state per inserire un dato, vi chiede è giusto, voi siete sicurissimi di sì, una frazione di secondo dopo, mannaggia, ho sbagliato. E a questo serve mostrare i dati appena inseriti. Ma in più, oltre a confermarti che i dati che hai inserito sono corretti, facendoti vedere, ti richiede il documento, il caricamento di un PDF. Allora, questo come si fa? Con un'interfaccina di caricamento, che è una delle cose più brutte a cui il web ci ha abituati, che è un bottone sfoglia che ti permette di andare a cercare il file che devi caricare. Quindi dobbiamo chiedere all'utente a questo punto di inserisci il documento in formato PDF, dove gli mettiamo un bottone sfoglia. Oppure nell'interfaccia più evoluta c'è un'area di testo in cui c'è scritto trascina il file in quest'area e così me lo carico. Solitamente se l'utente ha caricato il file a fianco del bottone sfoglia scriviamo anche per conferma il nome del file che ha caricato. Questo dopo che lui l'avrà caricato. Facciamolo vedere. Quindi qui ci sarà il nome del file, sarà ricevuta 27.pdf. Cambiamo colore, mettiamo in grigio. Ok? Quindi bottone sfoglia, compare il file chooser. Non so se c'è qua come elemento. C'è un color picker, un date picker, ma non c'è un file picker. Ok, come l'ho detto, quindi non siamo a vederlo, però quando sappiamo tutti di cosa si tratta, chiamo su sfoglia, compare la finestra, che mi dovete esplorare i miei file, faccio ok e compare il nome del file. A questo punto il bottone non è più salva ma è carica, perché l'azione che sto facendo è di upload del file. Quindi la conferma che do è caricare il PDF. Questo perché abbiamo un'azione sola in questo modulo, caricare quel file. Diverse sono le interfacce in cui puoi caricare magari più di un file. Allora cosa hai? Hai sfoglia e poi carica qua a fianco, in modo che ogni volta che aggiungi un file lo carichi o uno per volta o tutti insieme, e poi hai il bottone conferma per dire ho finito di scegliere il file. Quando hai l'interfaccia in cui ne puoi selezionare più di uno. Allora sono separate la conferma di voler caricare quel file rispetto alla conferma che non ho più altri file da caricare. Qui in questo caso ne ho uno solo per definizione e quindi le due azioni coincidono. Carica questo benedetto file e chiudi. Se no, quindi se vuoi caricare va bene, schiaccio qua. Altrimenti, noi avevamo un bottone annulla che abbiamo ereditato quando abbiamo clonato la pagina e chiediamoci in realtà che senso ha, qual è il significato che vogliamo dare a questo bottone annulla. Annulla che? Torna indietro di un passo o butta via tutto? Torniamo, siamo qui,
L'utente ha detto inserisci, è arrivato qua, ha inserito dei dati con una certa fatica. Se qua vuole cambiare idea, seleziona nulla e buono, amici come prima. Se invece ha schiacciato salva, è arrivato qua. Qui gli dobbiamo dare due possibilità. O tornare indietro solo al passo precedente per correggere questi dati, oppure lasciar perdere perché cambiate idea, si accorgo maledizione che non ho ricevuta, non ho fatto l'espansione in PDF, quindi dovrò rifarlo domani. Quindi in questo caso lui deve poter tornare indietro in due modi diversi, proprio abortire l'inserimento, oppure semplicemente tornare indietro per correggere i dati. Come lo facciamo? Modifica, lei dice, al posto di annulla modifica. E per annullare annullare? Cioè per annullare annullare devo cliccare su modifica e poi tornare alla pagina precedente in cui finalmente c'è il bottone annulla. Esci. Inventiamo una nuova, perché nella pagina prima si chiama annulla e quella dopo si chiama esci, la prossima si chiama abbandona. Viva la coerenza. Io metterei sì modifica, ma lo metterei sopra. Perché la modifica è di questo. Se volete lo evidenziamo ancora di più. Mettiamolo pure qua, modifica, questa roba qua la spaziamo, la stacchiamo, anche lui poverino, e se vogliamo possiamo anche fare cosa di questo genere. Dove è andato? Ah, è andato troppo sotto, devo mettere il browser dietro, scusate. È andato dietro il browser addirittura. Sì. Adesso la posizione precisa è ancora da sistemare. Mi sono un rettangolo per fare in fretta, ma a volte basta anche solo una piccola lineetta di separazione qua, oppure se fossimo più precisi con gli spazi, uno spazio maggiore, però visto che qua c'è un testo a lunghezza variabile, gli spazi sono un po', parlano poco, no? Adesso questo è visto così con questa linea spessa così dà veramente fastidio, però immaginate qualcosa di meno impattante, no? Lo spessore ce l'ho qua, no, non me lo dà lo spessore, quindi non lo posso regolare. Quindi questa è una cosa di riepilogo, volendo potremmo anche mettere un titolino da sopra, riepilogo, eventualmente modifica o altrimenti inserisci e carica. Annulla è chiaro che annulla tutto a questo punto messo lì, non c'è ambiguità. E modifica è chiaro che modifica questo e non impatta quest'altra parte di sotto. Poi non dico che sia la soluzione migliore, no? Come sempre in queste cose bisogna fare dei tentativi, poi il test con degli utenti per vedere magari esci è la soluzione migliore. Per vedere quale viene recepita meglio. Allora, vuol dire che questo modifica mi porterà indietro al passo che abbiamo chiamato 5 a 1, 5 a 2, annulla invece continua a portarmi al passo 4 a 5, cioè all'elenco dei vaccini dimenticando tutto. Quindi salviamo questo, adesso è diventato questo il passo, quindi il mockup B, step,
5A2, 5, scusate, 5A3, 5A4. 5A3, 5A4. Il sistema conferma l'inserimento e torna a 4. Il passo successivo. Allora, quando schiaccio carica, torna a 4 dopo avermi dato conferma. Adesso, il dare conferma è un'azione che in vari sistemi e anche negli anni si ha assunto forme diverse. No? A volte c'era clicco su carica, mi viene la videata, dati con inserimento confermato, clicca qui per ritornare all'inizio. Bruttissimo. Oppure, clicchi su carica, compare un pop-up che ti dice confermato, clicchi su ok e vai avanti. Oppure, clicchi su carica, torni alla pagina iniziale in cui al test ti mettono un messaggino, tipicamente colorato, inserimento con successo. Quindi ti vai a inserire l'esito dell'operazione precedente sulla videata da cui puoi iniziare un'operazione nuova. Possiamo immaginarcelo in varie forme, a me vengono in mente questi tre pattern, diciamo, quelli di interazione principali, nell'ordine dal più brutto al più bello. Se invece avessimo scelto una via diversa, ma in questo caso la vedevo molto difficile, cioè quella di, proprio per la complessità dei dati che dovevamo inserire, di aggiungere una riga qua sopra, quando schiaccio il più compare una riga e scrivo direttamente qua dentro, avevamo pensato come ipotesi. Poi c'è il fatto che devo inserire una data, inserire un file, magari non è poi così comodo. Ma se così fosse, non c'è bisogno di conferma. Perché il fatto stesso che io salvo, tutto si salva e mi vedo che quel dato compare, è rimasto, diciamo così, incollato nella tabella, vuol dire che è valido. Quindi in quel caso non è pure bisogno di una informazione in più di conferma, perché la presenza del dato stesso nella tabella, per questo si usano molto, perché ti permette di inserire, visualizzare e dare automaticamente la conferma di ciò che hai fatto. Però su dati complessi come questi non sempre è semplice, non sempre è intuitivo. Ok, ma in ogni caso noi torniamo a 4. Step 4-5. In un caso, cliccando su annulla, torniamo sempre a 4 senza aver modificato nulla, nell'altro caso, cliccando su carica, torneremo avendo modificato il file. E a questo punto si è modificato il file, ha aggiunto il vaccino e quindi compare una riga in più. Qui non lo possiamo fare, far vedere che compare una riga in più. Allora, nella nostra tabella di vaccini, 4-5, vaccino, inoculazione, lo stato sarà ovviamente effettuato, data. No, scusate, ho preso quella sbagliata. Questa devo prendere. Inserisci conferma. Al limite dovremmo aggiungere ancora un'iconcina file che prima non avevamo. L'allegato quando c'è. Qua ci vorrebbe l'icona di un PDF, così, io ho semplicemente scritto PDF, immaginate che concina il PDF che cliccando apre l'allegato che abbiamo caricato in un passo precedente. Data file li ho scambiati, scusate. File, data. E qui abbiamo relativamente chiuso questa eccezione. Ci sono ancora alcuni dettagli che dovremmo gestire, gli errori nel caricamento del PDF, però sono i classici PDF di errore che concedetemi di lasciare per dopo, cioè mai. Famiglia chiede di inserire una nuova esenzione oppure chiede di modificare un vaccino specifico selezionato nell'elenco. Allora, inserire una nuova esenzione non è molto diverso dall'inserire un nuovo vaccino.
anzi più semplice, perché basta inserire un codice. Facciamo la 5C prima, che è più interessante invece, perché è qualitativamente diversa. Qui significa semplicemente aggiungere un bottone, inserisci l'esenzione e una videata in cui ti chiede il codice. Poi la facciamo, ma è una cosa da nulla. Questa 5C invece è più, è diversa qualitativamente, perché mentre prima l'utente specificava l'azione voglio inserire e poi inserivo tutti i dati, qui dico voglio modificare e quindi devo dire chi voglio modificare. Quale vaccino voglio modificare? Quindi la prima cosa che ci chiediamo è come facciamo a rendere specificabile da parte dell'utente qual è il vaccino che lui vuole modificare. Tanti modi, anche qua. Il modo più brutto è di aggiungere un radio button, quindi un bottone a fianco, un bottone di spunta tondo, a fianco di ogni riga. Per cui se l'utente vuole modificare la riga degli orecchioni, seleziona questo radio button e poi premerà il bottone modifica sotto. Quindi ti dà l'elenco, seleziona la voce e poi seleziona l'azione che voglio compiere su quella voce. Questo non siamo tanto abituati, giustamente, perché è un modo abbastanza anti-intuitivo. Seleziona quella di qua, ma poi premo modifica di là. Sarebbe molto meglio contestualizzare le due azioni. Dire cosa voglio fare e a chi lo voglio fare con un'azione unica. E questo si fa riportando il comando di modifica su ogni singola riga. In tanti modi diversi. In alcuni casi diventa l'elemento stesso cliccabile, ci clicco sopra e vado a modificare. In altri casi posso mettere un bottone a fianco, a destra, con scritto modifica. A destra e non a sinistra, perché mi aspetto che i comandi siano a destra, non siano a sinistra. Oppure a volte c'è l'iconcina con la matitina che se clicchi fa diventare editabile, cioè fa diventare modificabile la riga. Però qualche cosa che è replicato su ogni singola riga. Quindi se voglio modificare la terza riga, toccherò il bottone modifica della terza riga. Tanti un bottone è un elemento graficamente pesante, quindi avere tanti bottoni qua sarebbe abbastanza pesante. Quindi di solito si sceglie per dei link con un testo semplice oppure molto più spesso un'icona. Ammesso che questi icona siano facilmente, non troppo piccole, siano facilmente selezionabili. A volte vedete una serie di icone. L'icona tipo modifica o cancella, la matitina e il cestino dell'immondizia. Pericolosissimo perché sono vicine, sbagli a cliccare e sei fregato, cancelli per sbaglio, no? Però diciamo che abbiamo una colonna in più per descrivere le azioni che possiamo compiere su questi elementi. Quindi aggiungiamo una colonna azioni e questa colonna sono modifica, poi immaginatelo come testo, immaginatelo come icona, è bravo te, ho dimenticato una virgola, no, l'ho scritto tra parentesi quadro perché mi compare come link. Qui poi bisogna giocare di solito sui colori, sugli sfondi, per far capire che questo non è parte del dato, ma è un comando sul dato. I designer sono bravissimi a fare questa cosa. Questa cosa qua dobbiamo poi dare un pasto. Da un lato il programmatore che ci faccia la logica dietro, dall'altro un designer che mette a posto tutti questi suggerimenti, diciamo così, che abbiamo dato noi di struttura, ma li renda poi visibili con la parte
la grafica, col linguaggio grafico per proprio. Allora, se clicco su modifica, cosa deve succedere? Quindi, famiglia chiede di modificare un vaccino specifico selezionato dall'elenco. Questo selezionato noi ci siamo permessi di interpretarlo. Cioè, non abbiamo messo una casella, insomma, una tendina che ti permette seleziona quale, oppure una casella di spunta o una di button per farti selezionare l'elemento. Abbiamo collassato il chiedi di modificare, che è l'azione, e il selezionato, che è la scelta, in un'unica azione. No? Meglio così, per un tempo. Quindi vuol dire che in questo mockup abbiamo aggiunto anche, e lo ufficializziamo cambiandogli nome, non l'avevamo fatto prima, dobbiamo chiamarlo 4.5, poi questo qua abbiamo aggiunto il bottone inserisci, quindi c'è anche il 5A, e poi adesso c'è anche il 5C perché abbiamo aggiunto in modifica. Quindi passi diversi, quindi questo qua si è chiamato adesso passo, l'ho perso, 4, 5, 5A, 5C. Questo succede spesso con le estensioni, no? Con le estensioni del caso d'uso. Perché a un certo punto in quella ideata l'utente può fare cose diverse. E quindi può attivare varie estensioni a seconda dell'azione che prende. Nel caso del 5C dobbiamo capire come continua, cioè se clicco su modifica dove vado a finire? La narrativa mi dice che devo mostrare i dati attuali del vaccino permettendone una modifica e poi la famiglia modifica e conferma. Quindi di fatto vado in una videata che assolutamente mostra i dati del vaccino ma in una forma che possa essere visualizzata, che possa essere modificata. Quindi non questa forma che dimostra e basta, ma questa forma che dimostra rendendole modificabili, ma già con i dati che c'erano prima. Prima avevamo questa forma per inserire da zero, quindi le varie tendine erano vuote. Invece adesso presentiamo una videata come questa in cui siano già ricopiati i dati della riga che abbiamo selezionato. Quindi se noi decidiamo di selezionare ad esempio la varicella, che è la seconda riga, no, di nuovo è questa qui, maledetto io, questa B, decidiamo di selezionare la varicella, quindi dovrebbe essere questo, la seconda modifica. Qui si va un po' per tentativi perché si chiamano tutti nello stesso modo questi link. Andremo in una pagina che è simile a questa. Quindi cloniamo questa, che diventerà il passo non 5A1, 5A2, bensì il passo, facciamo che salvarlo, B-step 5C1 e 5C2. E qua ci metterò già che lui ha selezionato varicella. L'inoculazione della varicella era la unica, quindi in questa tendina scriverò unica. Poi ovviamente se lui vuole apre la tendina e cambia ciò che c'è scritto. Ma io la tendina la predefinisco già sul valore che aveva selezionato prima. La data che c'era era del varicella 15 aprile 2007, quindi qua ci metto 15 aprile 15.04.2007 e qua avrà scritto qualche cosa il nostro caro signore, quindi una cosa del genere. Quindi non è inserimento vaccino, ma è modifica vaccino.
annulla e salva, va bene. Salva le modifiche, annulla le modifiche. Se salva le modifiche, quindi vediamo il percorso. L'utente è qua, clicca su modifica di varicella, questa voce qui, adesso possiamo andare ad aggiungerlo anche come link, ok? Clicca su questo modifica e viene portato qua, dove si trova lo stesso form di inserimento ma precaricato con i dati da modificare. Se vuole le modifica, preme salva. Se non vuole modificarli, preme salva per non toccare niente, oppure preme nulla per tornare comunque alla situazione di prima. E poi cosa mi dice il caso d'uso? Che se per caso i dati sono cambiati, quindi se lui preme nulla torna direttamente indietro all'elenco dei vaccini. Se lui preme salva e i dati non sono cambiati, torna indietro all'elenco dei vaccini. Perché il sistema è furbo e capisce che non ha cambiato niente. Se lui ha cambiato qualcosa, gli richiedo di caricare il PDF. E quindi avrò una videata analoga a quella di prima, identica del caricamento, sul caricamento del PDF, dove ci sarà scritto modifica anziché inserisci, ma con una copia di quest'altra, quindi quella che era la 5A3 5A4 diventa la 5C3 5C4. Quindi salviamo questo B step 5C3 5C4, dove siamo nella modifica del vaccino, qui era in realtà la varicella, qui le differenziamo anche in base alla malattia queste due finestre, e la data era 15 aprile 2007. E qui sono di nuovo al stesso punto. Se faccio modifica torna alla videata prima, se faccio sfoglia e carica il PDF e torna all'elenco dei vaccini. Quindi ad esempio questa modifica dovrà tornare allo step 5C1, 5C2, questo annulla 4C5, è giusto, il carica tornerà anche lui a 4C5. Ah no, non si chiama, qui dice broken perché gli ho cambiato il nome e quindi devo modificarlo. Alla fine abbiamo pochi tipi di pagina diverse che però vengono ripresi con piccole variazioni nei vari percorsi, nelle varie sezioni. Il fatto che si somiglino è un bene, perché vuol dire che danno un minimo di conformità visuale. E anche il modo di andare avanti, inserisci, conferma, eccetera, cerchiamo di renderlo più uniforme possibile. Noi l'abbiamo fatto per un caso d'uso, in realtà se avessimo 50 casi d'uso dovremmo anche degli altri usare la stessa filosofia. È brutto avere un sistema in cui quando l'utente entra in una zona le cose funzionano in un modo, quando entra in un'altra funzione le cose funzionano in un modo diverso. Dimmi. Sì. Allora, se clicco annulla torno all'elenco dei vaccini con tutto invariato. Se clicco carica torno al passo 4-5 con la riga modificata. Però quella non lo dobbiamo rappresentare. No, perché non abbiamo i dati veri, no?
Cioè, se volessimo essere così pignoli, dovremmo avere tante copie diverse di questa tabella, una di base e poi una con una riga in più, poi si torna quando... Però poi se torna la seconda volta non funziona, no? Quindi diamo un'idea di cosa succede. Ok? Allora, queste erano le due, se vogliamo, macro... spostiamo questi bottoni che messi qua non vogliono dire nulla. Vedete come stanno male messi lì in mezzo. Azioni che hanno impatto sull'intero elenco, conferma, chiudi, inserì, aggiungi, modifica l'elenco. Allora di solito mettiamo a fattor comune a un livello gerarchico visuale esterno. Azioni che invece hanno effetto sulla singola voce, cerchiamo di metterle contestualizzate il più vicino possibile alla voce stessa. Poi ovviamente ogni sistema a caso suo, però anche sulle scelte delle tendine abbiamo fatto delle scelte, tanto per ricordarcelo, basate sulle nostre ipotesi, sul numero di elementi che ci saranno. Questo tutto da verificare poi, no? Con chi detiene i dati veramente e con gli utenti, se quei nomi lì di vaccini fossero nomi molto più complicati, probabilmente la tendina non ti permette di confrontarli bene, quindi avresti bisogno magari di uno spazio maggiore, di uno spazio dedicato, però diciamo varie scelte che poi si devono adattare ai dati che il sistema dovrà gestire. Allora, a questo, per terminarlo, serve ancora aggiungi direzione, ma è un mockup unico, e una serie di pagine di errore del tipo PDF non valido, dati non corretti, eccetera, eccetera, che sono nelle varie righe di estensione che non siamo riusciti a completare, ma parte minore. Va bene? Allora buona serata.